Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Visto che il precedente video che riguardava gli ordini creativi vi era piaciuto così tanto, ho deciso quindi di, visto che mi è arrivato un altro pacco, un altro ordine, ho deciso di farvi un altro tipo, non un altro tipo, scusatemi, ho deciso di farvi un altro video haul, quindi degli acquisti creativi. Questa volta non ho acquistato accessori, insomma, che servono con le mie creazioni, quindi niente cammei, niente ciondoli, ma ho invece acquistato una nuova pasta modellabile che ho visto un pochino in giro e i colori sono davvero davvero particolari, hanno praticamente le tonalità delle pietre naturali, delle pietre preziose, delle pietre burattate, insomma, e molti di questi sono veramente davvero davvero particolari e io me ne ero totalmente innamorata. E quindi ho deciso, visto che comunque sono colori molto utilizzabili, sono colori che io utilizzo tranquillamente nelle mie creazioni, ho deciso quindi di fare un ordine soltanto di queste paste modellabili. L'ordine l'ho fatto da questo sito qui, che si chiama Gugaploof, praticamente, insomma, quindi lo trovate su internet scrivendo semplicemente Gugaploof. E questo è il suo bigliettino da visita, qui dietro mi è scritto grazie, grazie anche a te. E niente, qui sotto ci sono i vari indirizzi, anche le mail se può interessarvi. Ma comunque sia, vi lascio il link del sito qui giù nell'info box. Il primo panetto che vi faccio vedere quindi di questa nuova pasta, che in realtà non so quanto sia nuova perché non so precisamente quando è uscita, ma è la prima volta che io la provo e vi farò sapere anche come mi trovo. E praticamente questa pasta si chiama Pardo e ho acquistato questo colore qui, che sì, perdonatemi per la luce, so perfettamente che non si vedrà niente. E questo qui è l'agata trasparente. Quindi vedete qui c'è scritto proprio agata trasparente. Io ve li apro man mano in modo che forse così riesco a farvi vedere un pochino meglio il colore. In realtà sì, si capisce che non si vede granché, anzi sembra un bianco normalissimo della fotocamera, ma praticamente è leggermente leggermente brillantinato, ma proprio davvero pochissimo, ed è comunque un bel colore, ed essendo comunque trasparente, un bianco trasparente che io utilizzo tantissimo, ero davvero molto molto interessata a provarlo per capire che effetto avesse, soprattutto il grado di trasparenza di questi panetti, perché io sono sempre alla scoperta e anzi alla ricerca di nuovi panetti trasparenti che diano un effetto più trasparente del Fimo, anche se il Fimo Soft, il Fimo Effect, anzi dei panetti nuovi, è molto più trasparente di prima. Quindi questo è uno. Poi ho preso questo qui, che invece è il numero 921 ed è l'agata con i glitter dorati, e vedete che in realtà comunque è un dorato. Io non so adesso precisamente come sarà il colore una volta cotto, perché qui dal disegnino fa vedere che è molto più chiaro e si vedranno poi soltanto i glitter dorati. Ora non so se questo disegnino non è reale rispetto al panetto, però sembra comunque essere molto più chiaro rispetto ai glitter. Ve li apro tutti man mano in modo che riusciate anche a vederli un pochino meglio. Ecco qui. E questo quindi e quest'altro panetto, che sono molto molto curiosa di utilizzare anche per magari i capelli delle bamboline, ma comunque sia per riscoprire colori nuovi. Ho acquistato poi questo qui, che invece è il color corallo con i glitter dorati ed è il numero 922, e anche questo qui è molto molto carino. Il color corallo di questi panetti, vi farò vedere anche dopo su un altro colore, è davvero molto molto bello e molto molto simile al reale. Io non so se voi lo state vedendo quasi rosso, ma vi assicuro che si vede tantissimo quella punta di arancione che rende il rosso corallo, e anche questo infatti è molto molto bello. Io amo tantissimo che facciano questi panetti in questi pacchettini così, che si possono richiudere, perché secondo me sono i pacchetti migliori. E questo qui è quindi il corallo con i glitter dorati, e questo mi ispira tantissimo per una sirena a tema proprio corallo o una sirena a tema Giappone, perché ha sia un colore rosso, quindi che ricorda i vestiti delle Maiko e delle Geisha, sia un colore che ricorda ovviamente il mare. Quindi questo qui.
Poi ho preso quest'altro panetto che si chiama Turquoise with Glitter Gold ed è il numero 923 e questo qui anche dal disegnino sembrava completamente diverso da quello che poi è il panetto, però insomma è bello lo stesso, mi piace comunque, sono colori che io utilizzo tantissimo e sono anche qui molto curiosa di vedere il risultato finale perché comunque il panetto ha un bellissimo, 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 bellissimo colore. Ho detto troppe volte bellissimo, ma mi piace davvero tantissimo perché secondo me questo glitter con questo celeste, che in realtà è un pochino più blu di quello che vedete, secondo me ricorda tantissimo la notte ed è davvero, davvero molto carino. Poi ho preso questo qui che è ametista, che è praticamente un bellissimo lilla e la cosa che mi piace di più è che sembrano avere una finitura molto perlata, quasi opalescente, che non so se riesco a farvi vedere. E sono veramente, veramente belli anche questi qui. Ecco, poi ho preso quest'altro che invece è il Blue Crystal ed è il numero 609. Questo somiglia molto all'altro, però ovviamente non ha i glitterini dorati. Questo è semplicemente dei glitterini normalissimi all'interno della pasta. Ha una finitura diciamo quasi perlata questo. Poi ho preso il numero 302 alabastro, credo si traduca con alabastro, comunque alabaster, ed è questo colore, chiamiamolo rosa salmone, molto molto neon, forse dalla videocamera questo non si vede per niente, ma è molto molto shocking ed è molto molto vivo. È un colore, sì, decisamente non si vede neanche da aperto il reale colore. Ecco, forse se metto la mano sopra, nella parte di sopra vedete con l'ombra il colore, ma è molto molto neon come colore. Infatti questo non so realmente quanto lo utilizzerò perché credevo fosse un pochino più opaco e meno, diciamo, non un colore così tanto acceso. Non so se riuscirò ad utilizzarlo, ma comunque un bellissimo colore che potrebbe sempre tornare utile. Poi ho preso quest'altro panetto, scusatemi, che si chiama Rhodochrosite, Rhodochrosite, in realtà no, credetemi, io non so come si pronunci e se sto pronunciando male il nome, non mi uccidete, ma non ne ho veramente idea. Ed è il numero 413, che è di questo bellissimo fucsia opalescente quasi, no, non direi neanche opalescente, però ha delle striature sul bianco perlato all'interno, che sono davvero, davvero belle. Comunque assomigliano tantissimo a quello che ho visto, sia come formulazione che come colori, ai panetti della To Do. E infatti io i panetti della To Do, anzi quelli che vi faccio vedere ora di questa nuova pasta pardo, sono identici a due panetti della To Do che io acquisto sempre. Uno è il Candy, Candy qualcosa, non mi ricordo più il nome, mentre l'altro anche il Candy Marble forse, o se non si chiamava forse Pink Marble. Ed ho acquistato quindi il Pearl Rose, quindi che è un rosa proprio perlato, numero 407, che quindi vedete se conoscete i panetti della To Do, questi qua sono praticamente quasi uguali e sono di questo rosa. Sono entrambi a base di cera d'api, quindi come formulazione proprio sono molto molto simili tra di loro. Poi ho preso quest'altro che invece è il 417 Tourmaline Rose. Forse sembra uguale all'altro, ma questo è leggermente più chiaro. Purtroppo la mia luce schiarisce sempre tantissimo. Ed è questo qui. Poi ho preso questo qui che è l'Andean Opal, quindi questo opale che però tradotto non so come si chiama, che è il numero 411 ed è questo beige dorato, molto molto carino anche questo. Poi ho preso l'angelite, credo si traduca con angelite, se non mi sbaglio era così il nome anche sul sito, ed è il numero 605 ed è questo celeste perlato che è qualcosa di spettacolare, questo mi piace da morire, non si vede per niente l'effetto perlato mezzo opalescente che dà, ma io vi assicuro che questo è bellissimo e ne vale la pena di provarlo perché secondo me questo anche una volta cotto sarà bellissimo.
Poi ho acquistato quest'altro panetto che, come vi dicevo prima, è quello che volevo farvi vedere. Questo è il corallo, quindi numero 406, ed è questo bellissimo, bellissimissimo rosso corallo che io desideravo da tantissimo tempo. Spero si capisca la tonalità che ha, perché è veramente qualcosa di spettacolare. A me questo qui piace da morire, non vedo infatti l'ora di usarlo, proprio come vi ho detto prima. Poi ho preso quest'altro panetto qui, che invece è Model of Pearl, quindi un perlato bianco. E anche qui, come per i trasparenti, io amo tantissimi perlati perché sono quelli che utilizzo di più. Ed ho deciso di provare anche quello della Pardo, perché se mi piace e mi piace anche più del Fimo, ben venga, perché potrei iniziare ad acquistare solo queste. Arriviamo agli ultimi panetti, quindi ne ho presi abbastanza da quello che potete vedere, però volevo insomma provarli e non costano neanche tantissimo, quindi se qualche colore vi interessa andate comunque a vedere sul sito. Poi ho preso questo qui che quindi è l'ametrino, è del numero 502 ed è questo bel viola che è molto più scuro di quello che vedete voi ovviamente perché cioè, come vi ho già detto mille mille volte sbianca tantissimo, ma è davvero molto molto bello anche questo qui. E l'ultimo panetto che vi faccio vedere è invece il l'opale lilla e anche questo qui ha questa, ecco, forse su questo colore si vede un pochino di più, ha questa perlescenza un pochino opale che gli fa cambiare colore ed è qualcosa di fenomenale anche questo qui. Anche questo qui quindi è molto molto carino. E niente, questi sono stati tutti i panetti di questa pasta Pardo che io ho voluto acquistare per provare soprattutto e vi farò sapere, vi terrò aggiornate anche nei prossimi video per farvi sapere come mi sono trovata, se mi sono piaciute, se qualche colore in particolare mi ha stupito di più una volta cotto. E niente, insomma, vi farò sapere un pochino tutto. Io spero che questo video, proprio come l'altro, vi piaccia un pochino. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!